Buonasera e benvenuti a un'altra puntata del Tiger Show, un'altra puntata ricca di personaggi e uno che mi ha un po' incuriosito per il suo modo, la sua arte, lei si chiama Lucrezia. Lucrezia Amira. Vieni. Oh, sei bellissima, buonasera. Lucrezia. Buonasera. Grazie mille. Grazie. Allora, senti... Tu inizi fin da piccola comunque ad approdare nel mondo dello spettacolo. Sì. Devo usare il microfono? No, devi stare vicino al microfono, ma adesso ci possiamo anche magari accomodare, ne parliamo un attimino. Allora, Lucrezia, Amira, fin da piccolina fa parte del mondo dello spettacolo, sogna il teatro e studia arte drammatica. È pittrice e ha una forte attrazione per la pittura barocca. Allora, parliamo un po' di te. Perfetto. Allora, devi stare col microfono un po' più in alto, così. Allora, questa passione per quanto riguarda l'arte, chi te l'ha trasmessa? Allora, penso che è una questione di eredità. Cioè, avevo una mia cara zia, che adesso non c'è più purtroppo, che era una cantante lirica. Poi c'ho in famiglia anche dei parenti pittori, pittrici. E come ti sei avvicinata poi un po' all'arte, quella che noi adesso andremo a vedere fra un po'? Allora, quest'arte della danza medio orientale mi sono approcciata abbastanza tardi. Io ho iniziato a fare dei corsi del latinoamericano e come in tutte le scuole chiedono la presenza anche del maschietto per ballare in coppia. Non avendolo, alla fin fine mi sono stufata e ho detto proviamo un giorno a fare la danza del ventre. Ho provato a fare una lezione e me ne sono innamorata. Che non che ero sempre innamoratissima da piccolina quando vedevo i film del Vecchio Oriente, Lorenzo d'Arabia. Quindi sono piaciuti proprio questo tipo di musica, di movenze. Sempre, sicuramente sono i miei origini antipassati anche. Ho capito. Però adesso intanto che prepariamo la base per la tua esibizione, mi piacerebbe parlare di quell'altro argomento che vorrei toccare con te, però prima di farlo devono vedere gli spettatori tu che cosa balli, poi potremo parlare di quella cosa. Perfetto. Ok, allora se il regista è pronto, il palco è tutto tuo, lasci il microfono qui alle tue parti, quindi Amira. بتقولي قريب قريب
mio Mira, via. Bellissimo brano. Grazie, adesso c'ho il fiatone. Adesso c'è il fiatone. Allora, perché parlo un attimo prima io così può prendere un po' di fiato. Riprendo aria. Ok. Ma perché? Perché lei ha avuto una folgorante carriera, Amira, piena di riconoscimenti e successi, e quando è proprio stato un po' all'apice della carriera, dove ci sono delle grandi scelte per un artista, è successo un qualcosa in cui Amira ha dovuto un attimino un po' abbandonare le scene. E quello che voi avete visto adesso di come si muove è già un qualcosa di importante per te. Cos'è successo poi effettivamente? Allora, un tasto un po' dolente. un po' tanto, che mi emoziona ogni volta che le parlo, perché penso che è una bella batatosta per ognuno degli esseri umani e soprattutto per un artista. Certo. E come il pianista che poi magari si ammala delle dita, certo, e non può suonare. E nel mio caso ho incominciato a lavorare come danzatrice del ventre in locali, manifestazioni varie. In Egitto, in diversi posti, e poi di un giorno all'altro ho cominciato a trovarmi dei problemi fisici che, per risumere tutta la storia perché è molto lunga, mi hanno scontrata una necrosi bilaterale alle anche con costaltrosi, con un sospetto di displasia da quando ero piccolina. Quello che mi ha portato poi a un calvario di cure, di girare medici da una parte all'altra, finché mi hanno detto che non potevo più ballare e dovevo affrontare due interventi di protesi dell'anca. Non solo questi due interventi, ho dovuto fare anche una tinolisi che purtroppo non è andata a buon fine, e ho tutta la muscolatura inferiore, tutta atrofizzata, anche se magari non si nota. No, perché la tua forza, è stata questa, sì, quello di riprenderti in gioco e riprendere in mano un po' la tua carriera, quindi con tutte le difficoltà che tu hai avuto, hai trovato la forza di andare ancora avanti. Infatti, volevo puntualizzare, io sono stata, diciamo... Mi hanno proibito i dottori, i fisioterapisti di tornare a ballare. E la mia passione è talmente grande, il mio amore per la danza è talmente grande che ho detto perché mi devo fermare. Se io non ballo, se io non mi esprimo come artista, è praticamente morire, perché penso che sono nata artista e voglio morire come tale. E mi sono impegnata, ci ho provato dopo il primo anno dopo della seconda protesi d'anca e ho visto che avevo dei problemini, avevo paura di una luzzazione dell'anca e mi sono fermata un altro anno di sofferenza e ho riprovato dopo 2 anni e poi di lì ho cominciato di nuovo agli allenamenti, a studiare con grandi maestri arabi della nostra danza orientale, a conoscere altri stili. Perché le tue origini quali sono? Scusa. Allora, mia origine, io sono nata a Caracas, Venezuela, figlia di un italiano, però alla volta abbiamo degli antepassati che sono arabi. Allora, facciamo una cosa. Io ti voglio ancora ospite del mio Tiger Show per la prossima puntata. Però posso dirti che su questa sedia si sono seduti anche altri artisti che hanno avuto comunque delle patologie gravi, che però hanno trovato la forza attraverso l'arte, attraverso il ballo, attraverso la musica, di rimettersi in gioco. E questa è stata la cosa più importante per un artista. Perché se volete uccidere un artista, togliergli il palco, togliergli la voglia di fare un'esibizione. Concordo in pieno. Come questo periodo che abbiamo avuto proprio di fermo così. Per un artista è importante esprimersi, è importante far arrivare la propria Giustamente. Arte. E questo dà una forza in più. È vero, è un messaggio che volevo portare per fare capire le persone. Tu sei proprio l'esempio, ecco, il modo di muovere le gambe e le altre cose, perché proprio lei non potrebbe... In qualche modo. Sì, in teoria mi hanno proibito ballare completamente. Ma tu balli lo stesso. Ma io ballo lo stesso per dimostrare che quando si ha una passione talmente grande si può fare tutto. E non bisogna mai mollare, non bisogna mai abbattersi e lottare per i vostri sogni, per le vostre credenze, che con la fede, la costanza, la tenacità si riesce. Se sono riuscita a ballare io, ce la farete anche voi. Possiamo farlo tutti. È giusto così. Grazie dell'invito. È stato un bellissimo messaggio per il nostro pubblico. E sei una bellissima donna, veramente. Grazie mille. Grazie. Ti aspetto per la prossima puntata. Volentieri. Okay. Un saluto a tutti. Grazie ad grazie, Amira. Grazie mille. A te. Grazie. Bene, da Amira passiamo a un'altra bellezza, una bellissima cantante e lei ha un nome un po' strano. Lei si chiama Golden Din Din.
ciao. Ciao, grazie. Ciao, 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 grazie a te. Allora, cosa dire di Godde? Sei un personaggio molto curioso, mi hanno parlato tanto di te e so che fai delle bellissime cose. Però adesso, però, prima di intervistarti, voglio prima ascoltarti. Cosa Bello. Ci fai sentire? Ho pensato di portare un brano inedito del mio album, ironico, che parla di cibo. Che è questo, vero? E okay. Sì, ce l'hai, esatto, perché questo io è un mio regalo per lo te. Lo facciamo, è un regalo per sì, me, assolutamente. Guarda, non posso abbracciarti se non lo farei. Assolutamente. La rossa. E rossa si chiama l'album, diciamo ne che il brano che dopo. Canterò è sul cibo e molto ironico. Ah, sul cibo? Sì. Ok. Bene, ti lascio qui. Lasciami anche il microfono. Grazie. C'è piatto che ti sollazzi, passo il giorno tutta sola, attaccata a una casseruola. Routine. Tu m'hai detto che venivi da me, ti ho promesso che giocavo con te, sarei entrata piano piano nel tuo cuore vegetariano, ci saremmo fusi insieme come una bella maionese, ma invece è un'altra storia e io piango su una cicoria. Rotten routine. Oh, Eugenio, tu in palestra e io qui a cucinare per te. Non si vive di solo pane, il piacere alimentare spesso va accompagnato a un sapore più carnale. Brava, ma che brava, vieni.
Il nostro pubblico è rimasto entusiasta della tua cosa. Hai una bellissima risata. E diciamo che il mio percorso viene dal mondo del cabaret retro, ironico, del burlesque. Però tu hai iniziato come coro gospel, sì, l'hai fatto sì. San Siro, poi hai prestato come core tutto hai col coro, Bazzar, sì. Come sì. Mattia Bazzar, esatto. Hai fatto Rai 2, cioè per tante sì, cose. Sì, piccole partecipazioni. Dirti, sì. Sai che io non ti ci vedo come artista di strada? Ah, perché questa cosa ti ha colpito, vero? Ma certo, però ti ma devo dare ti devo dare una chicca. In realtà io come artista di strada faccio la sputafuoco. E infatti. Quindi il rosso vedi che rimane dentro, certo. In tutto il mood. E quindi sei passato da un genere a un altro. Come mai? Perché hai più attrazione, ti senti più sicura per come artista di strada? No, in realtà mi piaceva moltissimo, mi è sempre piaciuto la teatralità legata alla musica. Sì. Non a caso il brano che abbiamo visto, che è veramente un gioco, è molto un erotico, gioco, ma anche molto ironico. Allora, comprate questo CD, voi donne a casa. No, è molto ironico, okay. Molto ironico. Quindi quando vedete che vostro marito, insomma, fa un po' di capriccetti, preparate un bel pranzetto, mettete sottofondo questo CD, sì. E le cose vanno come devono andare. No, diciamo che una cosa, rossa. Vittorio, ci sono 3 inediti, ma ci sono anche 8 cover che sono sì. Tutte un po' piccanti. Sì, okay. La scelta è esatto di brani che ma anche perché aiutano. Io so che tu fai qualcosa per la valigia rossa. Sì, sei troppo informato. Sono uscite troppe informazioni troppe sul mio conto. Però non ne voglio parlare adesso. No, va bene. In un'altra puntata. Va bene, va bene. Io so che tu ironizzi anche sui personaggi femminili come Marilyn sì. Monroe, Jessica Rabbit. Sì, Jessica Rabbit in assoluto. Ora non mi vedi molto rossa, sì. Ma perché ho fatto una pausa dal mondo del rosso, ma in realtà sì, interpreto tutte le... diciamo le icone della sensualità femminile in modo ironico con una fisicità che è la mia, che è una fisicità assolutamente esplosiva e non nei canoni sicuramente di, no, di sicuro, Marilyn di e delle sì, bellezze infatti, standard. Infatti quando non ti ho avvicinato magari sarà una cosa un po' più ironica da no, sempre al massimo della cura, no, però certo. Con sicuramente il messaggio è quello di portare la bellezza di tutte le forme, ed è quello del burlesque, certo, diciamocelo, certo, no, portare la bellezza di tutte le forme verso una espressione. Poi per certo, me l'arte certo. È questo che sì, sì, no, no, mi porta a fare. Abbiamo già avuto anche altri artisti del burlesque, è un gioco fra l'erotico sì. E le movenze così, ma non si va oltre al no, gioco, no, questa no, è la cosa esatto. Importante, una cosa molto professionale e poi diciamo che abbiamo un'estensione vocale bellissima. Ma guarda che adesso il prossimo progetto, sì, te lo voglio dire, sì. Tanto io in esclusiva per il Tiger Show. Ah, direi di sì, perché io in realtà non l'ho ancora fatta uscire veramente okay. Questa notizia. Cioè, scriverò adesso dei post sul mio sito che è www.goldendindin.com dove potete anche prendere l'album se vorrete. Ecco, appunto, questo è importante. Goldendindin.com. Uscirà poi adesso tutto il progetto di registrare i brani di Mina. Ecco, ma ce ne fai uno solo, dai. Adesso e così se pronti. Domani io non potessi rivedere te. Hai visto che duetto? Vittorio, abbiamo un futuro. Molto futuro. Ti metterò a fare il boylesque. Tu lo sai cos'è il boylesque? No. È il performer burlesque al maschile. Al maschile? Sì, sì, boylesque. Anche con un po' di panza? No, soprattutto. Con la panza. No, ragazzi, Vito, soprattutto. Siamo soprattutto ingaggiati. Non si può senza le forme. Il burlesque non ha tutto questo senso, chiaramente con la ma cura sai che io lo e la farei classe. Per ma gioco. Perché no? Perché sì, no? Lo farei. Ok, allora, telespettatori di no, Tiger Show. Ho fatto anche di peggio. Prepareremo di peggio. Un numero per l'ultima puntata, eh? Lo faremo. Vediamo. Dai, sfida lanciata. No, ci vuole proprio il locale giusto. Sì, sì, lo troveremo. Di fronte a tante ragazze, veniamo io e... Lo troveremo, ragazzi. C'è anche posto per Vavassori, il nostro fotografo di scena, Guido. Lui prenderà tutto e vediamo così. Invece perché un'altra no? Cantante che a te piace, con chi faresti un duetto, per dire? Allora, devo dire che la maggior parte delle cantanti che amo, venendo anche poi dal mondo dei brani degli anni 40, 50, la maggior parte sono defunte. E quindi sì, sì. Ti dovrei parliamo dire Etta James. Se parliamo dei vivi, Etta James, okay. Ok. Se parliamo invece di, ad esempio, italiani e che scrivono anche molto bene, io trovo che, ad esempio, Elisa sia una cantante straordinaria, no, molto, che molto. Scrive benissimo. Ma sai che lei ha iniziato con l'inglese? Sì, sì, giusto? Sì, sì. Ha iniziato sì, con sì. L'inglese e poi si è approcciato all'italiano. È vero. Che lo canta benissimo. No, ma è speciale. È speciale. Poi quindi, una bella estensione sì. Vocale anche lei, mi piace tanto. No, per me lei è proprio una bravissima.
e una adorazione infinita invece io ho per una cantante italiana, rimaniamo sempre in Italia, Roberta Faccani, la ex cantante dei Mattia Bazar, che ho avuto modo di conoscere. Guarda in quell'occasione, ed è eccezionale. Ma sai cos'è che per quanto riguarda Mattia Bazar, se posso dirlo, è che avendo avuto Mattia, diciamo così, la prima cantante del Antonella Ruggero, è difficilissimo il confronto, sai, perché poi ti impongono durante il tour di cantare le canzoni di Antonella Ruggero, di Mattia Bazar. Ora, quindi non è uno quindi anche la Mezzanotte, che ha fatto poi Sanremo, sì, anche che lei, è adesso l'attuale cantante, anche lei ha faticato un pochettino, sì, a però fare ti devo cose. Dire che tutte a turno sono state brave a dare una chiave diversa. Poi Antonella Ruggero è un'icona, in assoluto è un'icona, ha un qualcosa qua nella gola, è piccolina, molto riccia così, ma ha un qualcosa. Poi peccato che abbia fatto un repertorio un po' diverso adesso, perché si è tolto un po' dalle scene, però ha espresso la sua natura. Molto coerente ha lasciato forse le grandi platee, sì, per avere una ricchezza sua personale come espressione artistica, sì, sì, rinunciando un po' a un commerciale, però ricordate che Antonella Ruggero è grande, sì, è grande. Come sei grande tu. Ma te ringrazio. Allora, Golden Dindin, grazie. Solo un altro accenno di una cantante, di Elisa, dai. Ah, Elisa, ce n'è una che mi fa impazzire. Un minutino. A un passo dal possibile, a un passo da te. E così ci lasciamo. Vittorio, duetto. Duetto. Parole. Non ci fermiamo okay, più. Ok, dai, una serata garantita con te, io e Vito, veniamo tutti e due. Ok, d'accordo. Grazie a tutti. Grazie a te. Grazie. Allora, passiamo da due simpaticissime ragazze. Invece ho una professione un po' diversa, diciamo. Lui è stato tante volte nel nostro studio e parliamo di alcuni dei suoi progetti. E poi sto parlando di Mark Provera. Eccoci qua, ciao Mark. Ciao carissimo. No, di ciao, qua ciao, col Domo Kobe, si fa l'altra parte, fa il giro. Facciamo i bravi. Ecco, vedi, da facciamo un fotografo farsi fotografare da un altro fotografo. Poi mi passi le foto. Ma certo, ovviamente. Adesso ci possiamo sedere, intanto che il nostro regista prepara il primo dei tuoi progetti che riguarda un po' la moda, no? Come quindi, il primo? Ci sono due cose di cui dobbiamo parlare, giusto? Sì. Uno riguarda un po' le ragazze che adesso vedremo in onda, sì, quindi, che è un po' la tua passione alla fotografia in pratica. Sì, sì. Nel primo passaggio di fotografie c'è uno shooting fotografico che ho fatto, sì, per la Milano Fashion Week per una stilista che è Iorida. Che, e chissà che non l'avremo come ospite questa, non lo so, questa Iorida. Vedremo, ho sentito parlare, ma è un personaggio bello proprio. Sì, da... no, è creativa, ci tiene, è brava, fa delle cose molto belle. E già la terza volta che lavoro con lei, una volta siamo andati sul Lago d'Iseo, sì, poi abbiamo fatto con Sonno in una location molto particolare che è la famosa cittadina fantasma. E poi siamo andati proprio per la settimana, questa settimana, per la settimana della moda, siamo andati a Milano. Okay. Quindi tutto quello che state vedendo l'abbiamo fatto a Milano in Piazza Gavio Lenti. Sì, sì, che si presta, è una città veramente poi fantastica, Milano si presta molto. Sì, diciamo che quella zona, secondo me, secondo la mia visione, per carità, perché tutti vanno in Piazza Duomo. Sì. È una piccola New York, cioè sì, la rinascita di una città nuova, dinamica, che è Milano, e quella piazza rappresenta quello che sta diventando Milano oggi. Sì. Quindi sono innamorato particolarmente di quell'ambiente pieno di luce, colori, e nulla da togliere al Duomo, ma preferisco Piazza Gaudenti. Quindi poi passiamo a un progetto che tu hai ancora, quindi legato un po' alla tua compagna Roberta, giusto? Sì, noi insieme facciamo dei progetti fotografici,
legati un po' alla pittura. Sì, premetto che sono altre immagini che possiamo guardare fra un po'. Premetto ecco che lei è una pittrice, quindi se posso commentare la foto. Se posso solo dire una cosa per quanto riguarda Roberta. Allora, le foto che abbiamo utilizzato per la mia pagina YouTube, il mio canale e anche su Facebook, il fondo che voi vedete sono un quadro dell'artista Roberta, sì. E le foto sono state fatte da Mark, per quello che ti ringrazio. È stato un sabato splendido. È stato splendido, splendido. Sono stati allora, dalle 2 fino alle 8 di sera. Allora, passiamo un po', vediamo un po' di immagini e parliamo di questo progetto che avete in mente. Sì, lei è una bravissima pittrice, molto brava, e abbiamo unito questa passione, io della fotografia, lei per la pittura. Io poi, essendo in contatto con molte modelle, riesco comunque a portare... Ecco, questo sei tu, questo sono Joker. Io. Joker. Joker. Sì. Visto da noi, perché visto poi noi, dopo... Ovviamente, cioè, noi non è che dobbiamo essere la perfezione, però visto da noi, quello è Joker. E il resto sono tutti sfondi suoi, con elementi, con vestiti suoi che fa lei con le varie stoffe, con le varie con quello che abbiamo, ma soprattutto il fatto è che lo sfondo è in olio, quindi sono suoi quadri veri. Sì, quindi infatti, prendiamo proprio il quadro vero e applichiamo questa. Delle ali, sì, sono delle ali viste sempre da noi, perché bisogna essere un po' artisti, bisogna anche guardare un po' alla creatività dell'artista, quindi quelle ali sono state fatte apposta per quel servizio fotografico. Però una cosa, Roberto, aggiunge delle volte degli elementi in più su una tela, no? Come qualche insetto. Sì, a lei piacciono gli insettini, sì. I serpenti, queste cose così. I ragnetti. Ecco, mentre invece c'è un bel impatto con la natura, per dirti, abbiamo visto quella foto con le foglie, con l'edera. Sì. Come è nata quella? Quell'edera è particolare perché l'aveva piantata mio papà. quindi ecco qua l'edera. Quindi è di casa mia, diciamo. Certo. E il fatto comunque di andare a prendere l'edera, raccoglierla, perché voglio fare una cosa così un po' particolare. Molto particolare. E in futuro cosa ci può essere per entrambi, per te, per Roberto, per noi, diciamo così, allora, come? Vogliamo continuare comunque con i progetti, perché comunque sono veramente belli, sempre per il pubblico cui può piacere. Certo. A volte abbiamo fatto delle sfilate, dei vernissage tra sfilata e quadri, quindi abbiamo in ballo parecchi progetti. E poi, per quanto riguarda me, l'andare avanti comunque a scoprire anche nuovi stilisti, perché a me piace lavorare proprio con gli stilisti. Certo. Io ho iniziato anni fa a collaborare con una stilista, mi è piaciuto, e pian pianino ho iniziato ad attaccarne un'altra, perché vedeva il mio lavoro, poi l'altra, seguire, diventare amici, fare cose belle, insomma. Certo, insomma. Mentre invece Roberto, con la pittura, che intenzione ha di fare lei invece? Fare una mostra, fare una sua esclusiva? Allora, il sogno nel cassetto è quello di far sempre comunque sia una mostra di pittura, quello ovvio, ovviamente. Ma se parliamo di qualcosa di particolare, un vernissage con i suoi quadri e con qualche stilista che crede in noi, e in abbinamento ad una sfilata di moda. Certo. Quindi usciamo un po' fuori dai canoni. Dai canoni, che poi qualcuno può dire già visto, sì è vero, già visto, ma non con i suoi quadri che sono giganteschi. Sì, sì, quello che lo so. Sono certo. Molto grandi come quadri, sì, infatti. Non è il classico quadretto che tieni in casa. No, però sai, anche quadri da salone. Da salone, soprattutto gran adesso salone. Che c'è un po' una cosa più di modernità, sì. Dà un tocco di colore tantissimo, una è parete bianca. Sono degli astratti che fanno bellissimi. Arredamento, poi fanno luce. No, tantissimo. Hai visto casa nostra? Ho visto casa vostra, com'è, qui non sono proprio ritratti, però sono delle opere d'arte che potete mettere nelle vostre case, soprattutto in questo periodo, questo momento. Mette luce, mette allegria, certo. Entrare in una casa. E poi sai che cos'è? Qua. Che io ho avuto modo di apprezzare, di avere in omaggio una,
un quadro fatto da Roberta. Che ve lo siete contesi. Contesi con le mie figlie, perciò Roberta mi raccomando che ci ascolti, un altro per l'altra mia figlia. Il discorso è che tu hai delle immagini diverse, a seconda di chi lo guarda il quadro, sì, sì. Uno dà un'interpretazione un po' diversa, è quello il discorso. Molto cangianti, a dispetto della luce che c'è, cambia anche colore, tantissimo. Sì, ma l'olio è una caratteristica comunque. Certo. Okay. Di quadri olio. Dove possiamo trovarti? Intanto che ci avviciniamo al centro, perché allora, siamo in chiusura di puntata. Allora, mi trovate su Marc Provera Photo Art su Facebook, sì. Marc Provera su Instagram, uh-huh. E questi sono i due social che utilizzo un po' di più. E lì sopra trovate sia le fotografie che faccio per gli stilisti, sia le fotografie che facciamo con i nostri progetti. E per Roberta invece è uguale? Per Roberta è uguale, anche lei posso dire che è una brava fotografa perché sì, mi segue e mi aiuta molto, perché mi aiuta con i backstage, cosa molto importante, dove riusciamo comunque a formare una troupe dinamica. Va bene, allora vedo ancora che c'è Golden Din Din, perché Amira è dovuta scappar via, la vedremo nella prossima puntata, e io vi saluto, vi ringrazio per questa puntata del Tiger Show. Mi raccomando, ci potete vedere su Facebook, su YouTube, su dailymotion.com/Tiger Show, e seguite le nostre puntate come sempre. Grazie ai miei ospiti. Grazie, grazie a tutti. Buonasera. Ciao, ciao. Ciao. Ma la notte fa...